Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points a prezzi davvero bassi, potete andare su golda.com e con il codice JustEas avrete un piccolo sconto. Link in descrizione. Buona prima ragazzi, qui JustEas e siamo tornati con questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con un nuovissimo episodio delle nuove leggende su FIFA 17 e oggi vi porto 4 giocatori veramente stratosferici. Quindi prima di iniziare lasciate subito un bel mi piace. Vi ricordo che queste carte sono realizzate dal mio grafico, potete acquistarle, vi lascio il link in descrizione. Bando alle ciance, iniziamo subito. Primo giocatore, Puyol. Puyol è una di quelle bandiere che adesso non ci sono più. Ha giocato praticamente fin dalle giovanili del Barcellona, è cresciuto col Barcellona, è rimasto col Barcellona e si è ritirato col Barcellona. Quindi una bandiera incredibile, l'unica squadra della sua vita è stato il Barcellona, quindi un onore veramente assurdo. Onore a questo giocatore, me lo aspetto con tutto il cuore in FIFA 17, spero ci sia vivamente, perché sarebbe un difensore veramente fortissimo che non costerebbe nemmeno tanto secondo me, perché comunque me lo immagino con un 89 di overall ma con delle statistiche difensive spettacolari, 72 velocità, 92 difesa e 88 fisico, uno di quei giocatori che nonostante non fossero altissimi stava su tutti i palloni, recuperava tutti i palloni, era sempre al momento giusto, al posto giusto, quindi fenomenale, fenomenale, speriamo lo inseriscono perché sarebbe qualcosa di incredibile. Cioè questo giocatore io l'ho visto, è uno dei primi che ho visto giocare, perché iniziai a seguire il Barcellona, mi appassionò il Barcellona ai tempi di Ronaldinho e lui era in quella squadra fenomenale, quindi lui è uno dei primi che vidi giocare, quindi sono affezionato a questo giocatore, spero lo inseriscano, fatemi sapere anche voi se lo volete con un commento, ma chiunque abbia visto giocare Puyol, chiunque abbia seguito un minimo la sua carriera, non può chiamare questo giocatore fortissimo, devastante, un capitano veramente, trascinava la squadra, pazzesco. Secondo giocatore, David Beckham, anche questo qui è un giocatore fortissimo, devastante, l'apice della sua carriera lo ebbe a Real Madrid, ma giocò anche nel Manchester United e più avanti anche nel Milan, un giocatore che aveva un piede veramente un goniometro al posto del piede, la metteva dove voleva quella cacchio di palla, punizioni, passaggi, assist, qualcosa di assurdo. Io penso, se lo faranno, che lo facciano esterno destro, perché diciamo che quella è la posizione in cui ha giocato di più, ha giocato anche come centrale di centrocampo, però secondo me esterno destro sarebbe uno di quei esterni, non che corrono come un cane, però sarebbe uno di quei esterni di qualità, che veramente ti imposta l'azione, ti cambia campo in un attimo, ti risolve la partita, ti risolve la partita con punizioni, tiri da fuori, fortissimo, veramente questo giocatore sarà qualcosa di incredibile. Un passaggio e un tiro da veramente da sogno, 93 passaggio, veramente io lo vorrei vedere su FIFA questo giocatore, per vedere se i passaggi su FIFA rispecchiano quelli che lui faceva nella realtà, che erano qualcosa di incredibile. Quindi questo giocatore è un altro che attendo tantissimo, fatemi sapere se anche voi, se anche a voi piacerebbe vederlo. Terzo giocatore, e qui torniamo in Italia, Roberto Baggio, signori, Roberto Baggio non ha bisogno di commenti. Ha giocato in moltissime squadre di Serie A, tra cui Milan, Juventus, Inter, Fiorentina, vabbè, lo conosciamo benissimo, lo conosciamo in memoria, fortissimo, un giocatore molto molto completo, versatile proprio per la sua completezza, quindi che può giocare sia prima punta sia seconda punta, completissimo vi ripeto, quindi questo sarebbe un giocatore da provare assolutamente. Me lo immagino un 89 di overall, quindi il suo prezzo in teoria non dovrebbe essere eccessivo nel caso venisse inserito. Ma sarebbe una delle migliori leggende a mio parere come rapporto qualità-prezzo. Una delle migliori senza dubbio, perché è un giocatore completo. Vedete le statistiche e ve ne accorgerete da soli: 85 velocità, 90 dribbling, 87 tiro, 84 passaggio, con anche un onesto 66 di fisico. Quindi da provare assolutamente. Magari in coppia con Vieri e Inzaghi fare il tridente italiano sarebbe proprio il top. Ultimo giocatore, la chicca, la ciliegina sulla torta, Thierry Henry, signori. Che parole per descrivere questo giocatore? Le sue due più grandi squadre in cui ha giocato sono l'Arsenal e il Barcellona, lo sappiamo. Ma era un giocatore che a me ha impressionato subito, perché la prima volta che l'ho visto ho detto: come fa un giocatore alto così tanto, prende quasi 1,90 m, ad essere così rapido, ad essere così veloce, ad essere così tecnico? Difficilmente se ne vedono i giocatori del genere. E Thierry era uno di questi. Un giocatore che veramente completissimo, altissimo, quasi 1,90 m, vi ripeto, ma allo stesso tempo veloce, aveva il dribbling, aveva il gioco di gambe, aveva un tiro spettacolare, un giocatore che veramente lo guardavi e dicevi: questo non è umano, soprattutto quando giocava, io lo vidi quando giocava nel Barcellona, signori, nel Barcellona, sempre ritornando al Barcellona e Ronaldinho,
Indescrivibile, indescrivibile Thierry Henry. Sarebbe secondo me una delle leggende più forti secondo me almeno in game, proprio per questa sua caratteristica di essere altissimo, quindi di arrivare anche sui palloni alti, ma allo stesso tempo di avere una tecnica stratosferica. Quindi me lo immagino 87 velocità, 88 dribbling, un 95 di tiro che proprio ti fa mettere le mani nei capelli e un 82 passaggio con un fisico attorno all'80, quindi veramente una cosa spettacolare. Una delle leggende più forti sarebbe, a mio parere, vi ripeto per questa sua caratteristica, per questa sua peculiarità. Quindi fatemi sapere quali di queste leggende attendete di più, quali di queste leggende sperate esca in FIFA 17. Io vi ringrazio come sempre per la visione, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, consigliatemi assolutamente altre leggende da inserire nel prossimo episodio, ci vediamo al prossimo video, ciao!